ben ritrovati cari amici, ma soprattutto care amiche di Total Photoshop. Sottolineo care amiche perché quest'oggi le protagoniste siete voi. Protagoniste in che senso? Perché ho fatto una cernita delle immagini che più mi sono piaciute, che ho scattato con maggior piacere, sia per lavoro che per esperimenti miei, per ricerca mia fotografica, di post produzione o su richiesta di clienti o quant'altro, immagini scattate in questi ultimi mesi, e ho deciso di raggrupparle sotto un unico contenitore che sarà una sorta di portfolio che utilizzerò come proprio dimostratore della qualità delle mie immagini, dei miei scatti. E per fare questo ho deciso di avvalermi ancora una volta del servizio degli amici di Reggio Emilia, quelli del Photo Album. Vi ricordate che abbiamo parlato qualche tempo fa della creazione dei calendari con questo fantasmagorico servizio? Ecco, io di quei calendari ne ho fatti un botto, che sono stati sia i miei regali di Natale, i regali per i clienti, che avessi potuto venderli li avrei venduti. Bene. Per quanto riguarda invece questa raccolta di immagini, io ne ho selezionate 45, hanno tutte come protagonista le fanciulle con cui ho avuto il privilegio di lavorare appunto in questi ultimi mesi, e ho deciso di creare veramente una roba super mega galattica, perché voglio una presentazione delle mie immagini veramente senza compromessi. Quindi voglio altissima qualità di stampa, una bella carta, una bella rilegatura, voglio proprio che le foto stiano bene in mano, che si senta l'importanza, il peso della qualità di questi scatti. Perché? Perché ci tengo veramente molto, e ci tengo molto ancora di più a presentarle con professionalità. Quindi decido di fare un lavoro veramente completo. Per fare questo, la prima cosa che però vi consiglio di fare è di fare una bella selezione delle vostre foto. Quindi scartate magari quelle che hanno ISO troppo alti, c'è troppo disturbo, avete smanettato troppo con il contrasto, per cui se a monitor vengono fuori anche solo dei piccoli artefatti, ricordatevi che la carta non mente, per cui quello che sul monitor è appena accennato in stampa, poi le bugie, come diceva mia mamma, vengono fuori. E quindi fate attenzione per esempio alle immagini scattate in controluce, dove ci sono delle zone che sono un pochettino più a rischio. Quindi fate prima di tutto questa operazione di selezione tra le foto che meritano qualche trattamento in più e quelle che invece sono veramente degne di essere stampate. Seconda avvertenza, le dimensioni del file. Vedete, io qua foto da 21, 17, 8, 19 mega, 14, 14, 14,6, eccetera, eccetera. Sono un po' troppo grandi, troppo pesanti. Per fare un'operazione molto semplice, basta che andiate sul menu file di Photoshop, scegliete la voce script, elaboratore di immagini, e andate a ridimensionare le vostre foto veramente in un click. Ve lo fa in pochi secondi, senza dover impazzire a fare voi un ridimensionamento a mano, tanto più che potete anche convertire le foto in sRGB se come me avete l'abitudine di scattare in Adobe RGB 1998. Vi assicuro che anche le foto scattate, le convertite in sRGB dai ragazzi del Photo Album, vengono stampate in altissima qualità. Salvatele tutte come JPEG, ridimensionatele in modo tale che la dimensione poi finale del file sia non più di 2 mega e mezzo, via, in modo tale che sia possibile poi gestirselo tranquillamente. Fatto questo,
Facciamo altro che andare online sul sito del fotoalbum www.ilfotoalbum.com e andiamo a sceglierci il prodotto che più ci interessa. Io in questo caso, tra la miriade di possibilità che ci mette a disposizione il sito, che tra l'altro ci hanno messo mano proprio recentemente mentre sto registrando questo tutorial, io scelgo di andare sulla linea di fotolibro che si chiama Exclusive, e qua abbiamo veramente un sacco di opzioni. Io però quest'oggi voglio veramente chiedo il massimo, perché voglio scegliere l'opzione di questo prodotto che si chiama Exclusive Extra, che è un fotolibro da 42 cm x 30 cm, quindi una roba proprio che sta in mano bene, che fa vedere le foto grandi, belle, con una bella carta e che oltretutto ha una bella rilegatura. Guardate, poi potete andare a scegliervi, a guardarvi il dettaglio, quindi un fotolibro rilegato in brossura con una copertina rigida, incartonato, un capitello di legatoria, cioè una roba fatta veramente a modino, come dicono gli amici toscani, e che soprattutto fa vedere, fa percepire le nostre foto in maniera super mega professionale. La verniciatura UV oltretutto dà un tocco di sensorialità ancora più importante, quindi non sottovalutate le finiture. È un po' come una casa, cioè potete tirare su quattro mura e dire ho un tetto sopra la testa, oppure potete decidere di spendere qualche cosina in più ma di avere veramente il posto che volete, che vi fa sentire a vostro agio, che quando vi guardate intorno dite ok, sto veramente bene. La stessa cosa per la stampa delle foto: spendete magari qualche 10 euro in più, ma quando le fate vedere, l'impatto è un'altra roba. Quindi crea libro, io qua ho già un preventivo di massima di 59,90 euro, devo però poi aggiungere la verniciatura, per cui che è una cosa alla quale tengo particolarmente. Faccio un bel crealibro e mi viene data la possibilità di scegliere tra due strumenti di creazione per i libri. Io utilizzo Photo Composer perché mi sono già trovato da Dio, è molto facile, soprattutto è online, quindi non devo installare niente, non devo avere permessi da amministratore, cose di questo genere. Se non ce l'avete, create un nuovo account gratuito, e la procedura l'abbiamo già vista insieme la volta scorsa, è banalissima, quattro dati pronti via. Ora io sono già registrato, quindi scrivo un bel max@totalphotoshop.com, inserisco la mia password e vai che ci connettiamo. Mi dà il mio bel benvenuto che accettiamo ben volentieri, e a questo punto ho di nuovo il mio catalogo semplificato, un po' come se fosse un'app, e scelgo fotolibri linea Exclusive. Abbiamo detto che tra tutte le opzioni scelgo l'Exclusive Extra 42x30 verniciato UV, perché quello che avevo visto in anteprima sul sito era quello da 59,90 euro, ma io voglio esagerare quest'oggi e scelgo di avere tutte le finiture possibili immaginabili, proprio perché quando voglio far vedere le mie foto preferisco, ripeto, spendere qualche euro in più ma avere il massimo della qualità possibile, e con gli amici del fotoalbum mi sento veramente al sicuro. A questo punto, una volta scelto il prodotto, posso andare su In pagina ora. In pagina ora mi consente prima di tutto di fare l'operazione di aggiungere le mie foto, dopodiché posso iniziare a impaginarle. Qua vedete che uno spazio di anteprima dove posso inserire le mie foto, e vedremo che è semplicissimo, esattamente per come abbiamo fatto con i calendari. Qua ho l'anteprima della griglia di impaginato della mia copertina, addirittura con la costina qui sulla quale posso scrivere quello che mi serve, posso scrivere il testo, e qua sotto abbiamo il film strip che mi rappresenta proprio tutte le pagine del mio impaginato. Ne posso aggiungere fino a 504, vedete qui, è il minimo delle pagine per ottenere, per una questione proprio fisica di rilegatura, per far stare insieme quella rilegatura che abbiamo visto, che abbiamo scelto, è di 36 pagine.
Manuel Caiti, che è responsabile del fotoalbum, già una volta mi disse: guarda, con questo tipo di rilegatura più foto metti, più pagine metti, più hai un impatto veramente importante. Io penso che starò intorno alla quarantina di pagine. Prima cosa però da fare è aggiungere le nostre immagini. Le aggiungiamo da dove? Da o il computer, le risorse del computer, il nostro hard disk, come facciamo in questo caso, oppure possiamo aggiungere direttamente dal nostro account di Flickr o dai nostri album online di Facebook o di Picasa. La mia webcam a sto giro magari ve la risparmio. Benissimo, quindi andiamo su risorse del computer. Ho già ottimizzato tutte le mie belle cartelline, scelgo di selezionare tutte le foto presenti nella cartella e faccio un bel apri. Adesso la cosa straordinaria che succede, chiaramente se le importo da CD o da chiavetta o da scheda di memoria, queste non vanno rimosse prima che sia finito tutto il batch di importazione, quindi clicco su accetta. La cosa straordinaria è che mentre le foto vengono caricate io posso già lavorare con le anteprime che Photo Composer mi sta facendo vedere, quindi io posso mano a mano che vengono visualizzate queste anteprime, perché queste sono anteprime, non sono le foto vere e proprie, l'importazione sta avvenendo ma c'è ancora del lavoro che Photo Composer deve fare. Ecco, a questo punto io posso già farmi un'idea. Ecco, per esempio è stata caricata la foto che intendo utilizzare come copertina, me la trascino nello spazio dedicato dal template alla mia foto. Come vedete, l'operazione è straordinariamente semplice, ai limiti dell'imbarazzo, quindi se un somaro come me riesce a farla, dei geni come voi saranno ancora più abili. E ora quello che posso fare, per esempio, è ridimensionare la mia foto senza la paura che venga deformata o che, e me la posso posizionare esattamente per come voglio che compaia. Il tutto mentre, ripeto, le foto vengono caricate. Vedete che la prima operazione è stata quella di attivare le anteprime. Adesso avviene l'importazione vera e propria. Ora, una volta che ho deciso dove deve stare la mia immagine di copertina, non faccio altro che selezionare invece il testo, che ancora una volta è un box che posso spostare. Scelgo magari il colore e scelgo anche il font per fare questo tipo di testo di copertina, e vado a scegliermi, ma ho solo l'imbarazzo della scelta. Il titolo del mio fotolibro sarà Girls Just Want to Have Fun, come diceva Cyndi Lauper, ma io mi baso semplicemente su Girls. Scelgo la dimensione di 200, come vedete qua il font rimane, il lettering rimane sempre uguale. Allora ingrandisco il box di contenimento del testo, me lo riposiziono magari un po' più vicino al bordo della copertina, magari scelgo un font che mi convinca di più, per esempio potrebbe essere questo, sì, un po' più simpatico, e a questo punto sono pronto per lavorare anche sul resto delle pagine del mio fotolibro. Già così è qualcosa di interessante, ma vedremo che all'interno delle pagine le foto prenderanno vita in maniera ancora più particolare. Quindi il Max intanto vi augura tanti bei pensieri positivi come al solito, buona luce, buoni scatti se non li avete fatti, buoni scatti se li state selezionando per stampare il vostro prossimo fotolibro. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana con l'impaginazione vera e propria del nostro fotolibro e vedere poi insieme cosa salta fuori dalla stampa che ci manderà il fotoalbum. Alla prossima!